Questo centro piccolo si chiama Oliveri in provincia di Messina. Cosa succede? Le casse comunali sono vuote, allora il paese ha però bisogno di manutenzione e quindi a riparare le strade e tagliarle a viole ci pensano proprio loro, i cittadini. Vediamo con Roberta Marilli. Oliveri, 2100 abitanti sulla costa tirrenica messinese, un mare da fare invidia, un paese che cadeva a pezzi e le casse comunali desolatamente vuote. Così 3 settimane fa l'amministrazione ha lanciato il primo festival dell'edilizia solidale. Oggi si replica. Io ero convinto che dovessi spegnere il telefono poiché nessuno più intendeva venirmi dietro. Invece è successa una cosa straordinaria, esattamente all'opposto. Le persone mi chiamavano per dire: ma sindaco, quando è che facciamo la seconda giornata? Di mestiere sono dipendente dei beni culturali. Voglio contribuire a dare una mano per il bene della città. È una vecchia casamatta risalente alla seconda guerra mondiale. Finora era una pattumiera. Le ditte mettono operai e materiali, i cittadini la voglia di fare, caffè, bibite, pasta al forno e i ristoranti della zona. Abbiamo ripristinato parzialmente i marciapiedi del lungomare, abbiamo dipinto le ringhiere. Vittorio, 83 anni, falegname in pensione, una moglie da accudire, ha già ripulito dalle erbacce metri quadri di aiuole. Che ci faccio qua? Io sono qua volontariamente.